Bene Amici di Non Solo Mare, Big Blue 2012, siamo in compagnia di Annalisa Gargiulo per quanto riguarda Master. E siamo in casa di Base Nautica perché c'è questo nuovo, proprio fresco-fresco accordo di quest'anno. Eh, Base Nautica entra eh, a tutti gli effetti nella fitta rete di concessionari che ha Master, e quindi per, per tutto quello che sarà il Lazio, sarà il punto di riferimento per tutti gli appassionati di mare che vanno eh, sulle coste laziali. Allora, eh, noi intanto ringraziamo Annalisa che ci dà questa possibilità, questa opportunità, che con i suoi battelli, con la sua gamma molto ampia devo dire perché eh, ho visto che eh, da, da, da 4 metri a 40 arriviamo a 10 metri, per cui una, una vasta gamma di battelli con una, questa nuova colorazione che è uscita in virtù del salone del Big Blue che è stata veramente una novità. E per cui questa, questa scommessa, se vogliamo, di, di inserire nel, nel palmares dei nostri prodotti anche Master. Eh, devo dire qualche anno che ci sto intorno, ci giro, vedo. Ecco perché eh, diciamo devo appunto, apprezzare che lavorano molto bene. Ecco perché chiariamo, anche quando poi eh, ci sono le realtà che costruiscono i mezzi, e in questo caso Master, poi ci sono queste realtà che sono i concessionari. Il concessionario eh, è, è, è però un lavoro che deve essere a monte un lavoro di ricerca, di ricerca per quanto riguarda sia quello che è il prodotto, perché deve ovviamente rispondere a quello che poi è la richiesta che nel vostro caso sentite proprio sul, certo. sul territorio, ma poi anche di serietà da parte dell'azienda che poi voi scegliete, quindi un lavoro che non è che si svolge in un giorno, no. c'è cioè una ricerca lunga perché voi dopo mettete la faccia. Assolutamente, pure perché oggi sul mercato ci sono tanti di quei competitor che è difficilissimo, però poi trovare un prodotto comunque ben rifinito, tubolari... Uh, perfetti, non c'è della colla fuori, basta farsi un giro e capire dove stanno tanti difetti che il cliente a volte non vede, però si vede è tangibile, la qualità c'è. E poi un cantiere sempre presente perché risponde Beh. a qualsiasi esigenza dalla piccola sfumatura e master c'è tutto l'anno e se ah, c'è bisogno eh, Analisa, c'è Pietro, papà. Ma credo <ride> che sia la loro forza. Oggi... questo viene anche da tanta passione, sì, entusiasmo che proprio... c'è. Penso che in questo momento così tra virgolette speriamo che passi velocemente, chiamato così di crisi, penso che queste aziende ne escono fuori a testa alta, in virtù che sono state sempre presenti per la clientela, qualsiasi problema eh, ci sono, quando uno alza il telefono c'è, c'è cioè qualcuno risponde, è una cosa importantissima e, e poi c'è un, un secondo punto che è importantissimo e da quanti anni sta sul mercato, è lì la, la forza della famiglia secondo me Esatto, un'azienda che ha una storia ma che in questo momento tra l'altro eh, non si è ci fermata crede. Non, ci crede tanto a dimostrazione che alle nostre ci spalle crede. abbiamo quello che può essere quasi un'anteprima assoluta perché è una novità eh, che è. viene presentata qui soltanto in questo momento su un'immagine che possiamo vedere proiettata in questo Il poster 699. e qualche documentazione cartacea però sappiamo che a breve sarà in acqua, questo è un 699 già in produzione io lo vedo perché lo vedo tutti i giorni in cantiere e in preparazione, e ad aprile saranno i primi in consegna. Ci tengo ad aprire un'altra parentesi su base nautica che è la stessa serietà che noi cerchiamo di trasmettere ai nostri clienti. Esigiamo che i nostri concessionari la trasmettano ai privati. Per questo scegliamo colossi della nautica italiana come loro. Sono persone in gamba, capaci, sicuramente meritano l'attenzione di tutti i clienti laziali e non solo. E per quanto riguarda il nostro 699, ripeto: sarà pronto a breve, e sarà già da ordinare perché, insomma, per fortuna sembra che funzioni parecchio. È un'idea nata. Dalla capacità sicuramente sempre di base del colosso di papà, eh, però ci abbiamo messo un po' quello che è il look un po' più giovanile mio e di mio fratello. Infatti questo è stato già notato per quel poco che abbiamo già fatto girare perché un pochettino qualche immagine è già circolata e abbiamo già visto i primi commenti. Si sono accorti subito che per quanto riguarda alcuni alcune sfumature della coperta quindi un po' il design è vero e proprio eh, si nota che c'è un'evoluzione una, una modernizzazione di quello che era un prodotto e rimane un prodotto ovviamente con le caratteristiche master ma dal design decisamente più innovativo è molto aggressivo ha un una bella linea che sicuramente prenderà Prenderà piede, ce lo auguriamo tutti quanti. Proprio questa possibilità delle colorazioni è una cosa interessante. Io sicuramente mh, ci tengo comunque a precisare che appunto dietro c'è sempre l'esperienza e la nostra qualità. E questo diciamo che è stato realizzato più che altro per porre fine a quei pochissimi che ancora in Master non vedevano il look che cercavano, ora hanno la qualità, la serietà e il look. Perché molto noi abbiamo sempre detto praticità: perché il mare va vissuto dalla mattina alla sera e Master ha sempre <ride> fatto mezzi per vivere il mare, sia nella navigazione, ma sia poi anche quando siamo un attimino con il motore spento e ci godiamo quello che è il mare. E quindi questo era stato sempre il punto di forza, Master. Forse si diceva era rimasto un po' retro perché il papà aveva le sue idee, ecco che i figli adesso hanno portato questo, tra l'altro, anche, anche nuovo logo. Sì, il nuovo logo è una questione personale, diciamo, è rivista. Tra virgolette poco perché comunque il nostro marchio è storico quindi non volevamo trasformarlo troppo come non intendiamo fare neanche con i gommoni perché eh, per quanto papà può sembrare a volte troppo classico e troppo burbero garantisco che poi alla fine quando su una console ci rimettere un GPS alla fine c'è ragione sempre lui non è che abbiamo ragione noi però diamo la possibilità anche a chi non la pensa così di accontentarsi del suo bellissimo gommone questo in questo caso tra l'altro abbiamo cercato di dare anche il comfort più possibile e poi così a quantomeno si ha la scelta a 360 gradi, chi lo vuole in un modo, chi lo vuole nell'altro e anche nelle colorazioni, cosa che già in Casa Master essendo realmente produttori è sempre stata comunque possibile. Noi lo vediamo ovviamente, in questo caso è motorizzato fuoribordo. Qualcuno ha già sollevato la domanda, ci sarà anche la versione dentro fuoribordo? No. Rispondo io, e anche se qualcuno me lo chiede, non lo farò perché quando abbiamo fatto i 6 metri entro fuori bordo ci avete tanto giudicato, quindi anche se lo volete, noi questa volta ci e rifiutiamo bella. di farlo entro fuori bordo. È questo, vedete la determinazione di chi. Il, il particolare di customizzare il battello, cioè è come un abito fatto su misura, no? in un qualche modo il cliente io lo vorrei rosso più che bianco, col, col filo cromatico. È una cosa molto importante in virtù proprio che questo è un bel gioco per cui se, se il cliente se lo riesce a calzare addosso è, se, se, ce lo se lo sente suo se lo sente suo lo vede subito insomma via il mondo secondo me è comunque un'impresa anche perché veniamo comunque è una barca che ha vinto tutto ha vinto anche il mondiale 2004 questo... A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Sarà prima il Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico con...